9 gennaio 1878. Muore Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Protagonista con Cavour e Garibaldi dell'unificazione nazionale. Amante della vita militare, assumeva personalmente il comando supremo dell'esercito. Aveva la passione della caccia e preferiva la compagnia del popolo alla vita mondana della corte. Dopo la sconfitta di Novara e l'abdicazione di suo padre nel 1849, divenne re di Sardegna. Pur essendo contrario alle aperture verso le idee liberali, non abolì lo statuto albertino, rispettando le riforme istituzionali. Nel 1860 sostenne segretamente la spedizione dei Mille, che portò alla conquista della Sicilia e dell'Italia meridionale. Le truppe piemontesi scesero poi nello Stato Pontificio, conquistando Marche ed Umbria. Il re incontrò a Teano, presso Caserta, Garibaldi, che gli consegnò i territori conquistati. Il 17 marzo 1861 fu proclamato re d'Italia. Il padre della patria, così era chiamato, non cambiò il suo nome. Voleva sottolineare la continuità tra il Regno d'Italia e quello di Sardegna. Nel 1865 trasferì la capitale da Torino a Firenze. Sei anni dopo, il 2 luglio 1871, sconfitto Pio IX e caduta Roma, si stabilì nel Palazzo del Quirinale.